di tutto grazie comunque a tutti che ci state aiutando, ci state dando una speranza, ecco. Ma un ringraziamento io lo voglio fare a Ciro, al mio sorriso e alla mia forza. E basta. È il luogo dove fu ucciso Ciro Colonna, giovane vittima innocente caduta durante un episodio legato alla criminalità organizzata a giugno dello scorso anno. L'iniziativa è stata promossa dall'assessorato ai giovani in collaborazione con gli assessorati all'urbanistica, alla qualità della vita, all'ambiente e al patrimonio per riqualificare l'area e per ricordare Ciro. È stata realizzata in collaborazione con i giovani abitanti della zona ed affidata all'associazione Terra di Confine nell'ambito del progetto Adotta una strada. Napoli è tutta intera nelle sue diversità. Stamattina sono stato a una scuola di pianura dove c'è stata un'altra inaugurazione importante, adesso qui a Ponticelli, e ci tengo soprattutto a ricordare che tutto è iniziato dopo la tragedia che ha riguardato Ciro Colonna, quindi che dalla morte possa nascere un risveglio civile. Quindi tante persone, l'amministrazione, le associazioni, le parrocchie, i familiari, gli imprenditori hanno contribuito affinché prima il campetto di calcio e adesso queste giostrine possano essere dei segnali, seppur piccoli, però significativi, a sottrarre un'area al degrado e allo spaccio e farla vivere. E poi la cosa bella dal messaggio che passa è che i cittadini difendono il proprio territorio, come noi cerchiamo ogni giorno di difendere la nostra città. Sono molto contento del messaggio dei bambini. I bambini non sono i cittadini del futuro. I bambini stanno facendo tanto per questa città, perché ci danno una grande forza, perché si impegnano con dei messaggi, perché ci aiutano a tenere cura di una città difficile, complessa, che ha delle ferite, e che però si sta riscattando un poco alla volta grazie ai cittadini tutti, e tra i cittadini io metto in prima linea sicuramente i bambini.